Benissimo, iniziamo subito con le nuove novità. La prima cosa che avete visto è questo. Questo è un muro, sì, è un muro ed è bianco, sì, effettivamente è bianco. Questo perché ho cambiato casa, quindi avrò questo nuovo muro bianco. Di là ho un green screen, cioè un green wall, spero che abbiate capito, è una parete verde. E poi nuove novità, nuova grafica, nuovo schermo, quindi farò video in full HD. E spero di non dilungarmi troppo, quindi iniziamo subito con il tutorial di oggi. Ho ricevuto diverse richieste, quindi farò un tutorial sull'effetto hologram, cioè quello dell'orologio che avete sicuramente visto nel VFX Reel 2013. Per farlo ovviamente serviranno due programmi, After Effects e Mocha, va bene anche Mocha per After Effects. E una cosa che però voglio tengo a dire è che questo tutorial non è propriamente mio, però ho preso un po' da qua e un po' da un tutorial lì, un sito che si chiama aetutplus.com, quindi io cito le fonti, non sono responsabile di quello che succederà dopo. In descrizione troverete il download di un pacchetto con dei file che vi serviranno per il tutorial, è ovviamente gratis, perché è sempre gratis. Ho visto che il tutorial è venuto un po' lungo, quindi lascio subito il tutorial così perdiamo meno tempo. Ok, la prima parte del tutorial si svolgerà in Mocha, quindi io uso Mocha Pro, ma va bene anche Mocha per After Effects. Creiamo subito un nuovo progetto e importiamo la nostra clip. A questo punto dobbiamo assicurarci che tutti i parametri letti da Mocha corrispondano a quelli della clip reale. Quindi facciamo ok, e se non avete mai visto Mocha, qua c'è un'anteprima, qua c'è la timeline, qua ci sono i parametri relativi ai tracking, al camera solving, eccetera, qua ci sono i livelli, qua un menu e qua gli strumenti. Quello che dobbiamo fare noi è tracciare il movimento del, in questo caso, del quadrante dell'orologio. Quindi utilizziamo le shortcut Z per lo zoom e X per muoverci nell'anteprima e zoomiamo sul quadrante per vederci un po' meglio. Quindi prendiamo lo strumento Create Explain Layer Tool e andiamo a disegnare una forma attorno al quadrante del nostro orologio abbastanza definita, diciamo. Ok, una volta che la forma è stata disegnata, possiamo attivare il Perspective per avere anche un tracciamento, diciamo, 3D. E clicchiamo su Track Forward. A questo punto Mocha inizierà a tracciare frame by frame tutti i movimenti dell'orologio nella clip. E una cosa che vi dico è che se durante questa operazione i punti vanno fuori controllo, diciamo, è sufficiente che voi stoppiate il tracciamento, aggiustiate i punti e che lo riprendiate normalmente. Quindi aspettate che finisca questa operazione e basta. Ok, Mocha ci ha dato un errore, cioè che non trova abbastanza pixel per fare il tracking, ma noi non ci dobbiamo preoccupare di questo perché in questo punto l'ologramma non ci sarà più. Quindi facciamo ok, clicchiamo su Export Tracking Data, scegliamo After Effects Corner Pin Supports Motion Blur, Copy to Clipboard e spostiamoci su After Effects. Ok, ora che siamo su After Effects dobbiamo creare un nuovo oggetto null, quindi tasto destro nuovo oggetto null, lo rinominiamo Track e spostiamoci sul primo fotogramma e andiamo su Edit e Paste. A questo punto andiamo su Effects Control e eliminiamo il corner pin, perché quello che serviva fondamentalmente a noi sono i parametri di rotazione, posizione e scala. Premiamo P per avere la posizione e vediamo che è attaccato, diciamo, all'orologio. Quello che dobbiamo fare adesso è creare un altro oggetto null che rinominiamo Guide e dobbiamo andare ad applicarci dei marcatori che andranno a definire ogni azione che avviene nel video. Vi faccio un esempio. In questo punto qua l'ologramma dovrebbe iniziare ad apparire, quindi premo l'asterisco sul tastierino numerico e mi aggiungerà un marcatore. Vado nel punto dove dovrebbe essere apparso del tutto e continuo a fare dei fotogrammi dei marcatori così finché non ho finito con tutto il video. Ok, una volta finito dobbiamo creare una nuova luce, quindi tasto destro New Light, tipo mettiamo Spot, copiate queste informazioni che mi pare siano di default, il colore non è importante, facciamo ok.
A questo punto premiamo P sulla luce e facciamo alt click sul cronometro. Colleghiamo il suo parametro di posizione a quello del livello track e portiamo questo punto di direzione in alto, così. In questo modo avremo una luce che guarda sempre in alto, diciamo. E adesso siamo pronti per iniziare a creare la luce, l'ologramma vero e proprio. Quindi tasto destro, un nuovo solido, lo chiamiamo Optical Flares. Il colore non è importante, Make Comp Size e facciamo OK. Questo è perché dovremo andare ad applicare il plugin Optical Flares, che è un plugin che serve per creare queste lenti e appunto non lo sfrutteremo per fare il nostro effetto. Innanzitutto in Render Mode mettiamo On Transparent e clicchiamo su Options per aprire l'interfaccia vera e propria del programma. Andiamo su Motion Graphic e come lente scegliamo Blue Artifact. Adesso cliccando sulla X qua dobbiamo andare a eliminare tutti gli elementi che non sono degli shimmer. Ok, gli ultimi due li possiamo togliere la visibilità perché a noi servirà fondamentalmente questo qua. Lo prendiamo e lo portiamo al centro. Aumentiamo la luminosità e la scala per renderlo un pochino più intenso e andiamo in basso su Circular Completion. In Completion dobbiamo diminuire il valore e dobbiamo anche aumentare un po' la sfumatura per renderlo un po' più sfumato e dobbiamo anche aumentare la rotazione fino a circa 180 per avere questa forma qua rivolta verso l'alto. Una volta fatto questo clicchiamo su OK e impostiamo la modalità di fusione dell'Optical Flares su Add per averlo un po' più luminoso e andiamo a impostare il colore. Nel mio caso sceglierò questo blu azzurrino tipico di un ologramma e per posizionarlo andiamo semplicemente su Positioning Mode e in Source Type mettiamo Track Lights. Questo dovrebbe essere l'effetto ottenuto. Una volta fatto questo, se intanto ci muoviamo nella linea del tempo, vediamo che è attaccato alla luce, che è attaccata al track, che è attaccato all'orologio. Poi applichiamo un fast blur per sfocare un po' la lente, la luce, e mettiamo un valore di 3 o 4. A questo punto dobbiamo andare ad animare questa lente, perché altrimenti non va bene che stia così per tutto il tempo. Quindi andiamo nel punto dove dovrebbe iniziare ad aprire l'ologramma, aiutiamoci quindi con i marcatori e attiviamo il fotogramma chiave per la brightness a 0. Per lavorare meglio premiamo U sul livello per vedere le proprietà attive. Andiamo dove dovrebbe essere completo del tutto e impostiamo un valore di 230 o 240. Facciamo la stessa cosa al contrario alla fine, quindi attiviamo un altro fotogramma a 240 e dove dovrebbe essere sparito del tutto ne attiviamo un altro a 0. Adesso lo duplichiamo con Ctrl o Command V e premiamo ancora U. Nei punti in cui abbiamo settato dei fotogrammi chiave a 240 dobbiamo impostare 60 o 50 sia nel secondo che in questo qua penultimo. Perché abbiamo fatto questo? Perché adesso noi andremo a fare alt click su Animation Evolution di questo Optical Flares duplicato e andremo a scrivere un'espressione di tempo come time per 50 in modo tale da avere una piccola lente di fondo, diciamo, animata a prendere l'effetto un po' più realistico. Ora siamo pronti per creare il nostro schermo, quindi creiamo una nuova composizione, la chiamiamo screen e diamo delle dimensioni di 6x40x360 perché dovrà essere più piccola, durata e lunghezza in base al video, in questo caso metterò 11 secondi e 25 fps. Faccio OK e questa è la composizione creata. A questo punto dobbiamo disattivare la trasparenza intanto e impostare la risoluzione a full. La risoluzione è a full e lo zoom a 100 perché altrimenti non vedremo abbastanza dettagli per creare lo schermo in modo efficace. Quindi creiamo subito un nuovo solido, tasto destro New Solid, Make Comp Size, colore bianco e facciamo OK. Cerchiamo l'effetto grid e lo applichiamo su questo livello bianco. In corner pin, in size form mettiamo width slider, lasciamo 32 e in border mettiamo 1.
duplichiamo questo livello con Ctrl Command D e in width mettiamo la metà, quindi 16, e stessa cosa per border 0,5. Questo è per dare il tipico effetto dello schermo, dei schermi tipo ologramma. Poi creiamo un altro solido, sempre bianco, e con lo strumento Rectangle Tool facciamo un doppio clic. Impostiamo la maschera su Sottrai e apriamo le impostazioni della maschera e mettiamo l'espansione a meno 3 o 4, vedete un po' come vi piace di più. Questo per avere questa piccola cornice per definire meglio i margini. Poi creiamo un nuovo Adjustment Layer che ci servirà per rendere, per dare il colore, quindi applichiamo un effetto Tint su questo nuovo Adjustment Layer e in Map White 2 mettiamo un colore, in questo caso metterò lo stesso blu di prima, ma visto che vedo che è troppo intenso diminuisco l'Amount to Tint. E così abbiamo anche colorato il nostro schermo, magari aumento ancora un po'. Adesso torniamo nella composizione principale e trasciniamoci la composizione screen. Adesso dobbiamo allineare questo schermo con tutti gli altri elementi. Innanzitutto vedo che è un po' troppo piccola, quindi premo S per scala e metto un valore di 150. Nella blending mode mettiamo screen, appunto, e rendiamo l'effetto tridimensionale. Perché non lo vediamo più? Perché essendo ora un effetto tridimensionale è affetto da luci e ombre, e per evitare che questo accada premiamo AA per avere le opzioni materiale. In Accept Shadows mettiamo off e stessa cosa per Accept Lights, mettiamo off. A questo punto potremo vedere che questo schermo è 3D però non è affetto da luci e ombre. Dobbiamo premere P e fare la stessa cosa che abbiamo fatto con la luce. Alt click e colleghiamo il parametro posizione al livello di traccia. Se lo vediamo andare in basso è perché la posizione, il punto di ancoraggio è al centro. Quindi noi premiamo A per punto di ancoraggio e aumentiamo il secondo valore per portarlo in alto. A questo punto, per rendere un po' più tondeggiante questo schermo, applichiamo un effetto molto carino che si chiama Optics Compensation. Aumentiamo il Field of View a 40-50, vedete come vi piace di più. E questo è l'effetto ottenuto, diciamo. Una cosa che dobbiamo assicurarci prima di andare a mettere tutti gli elementi add è di verificare se tutti i tocchi avvengono all'interno dell'area, perché non è una cosa scontata. Quindi andiamo a vedere opzioni di trascinamento e qua il tocco qua vedo che non è proprio centrato, quindi alzo giusto ancora un po' il punto di ancoraggio. Per il resto va bene, quindi lascio così. Ora dobbiamo iniziamo già ad animarlo, quindi nel punto in cui dovrebbe essere comparso del tutto l'ologramma premiamo R e, tenendo premuto Shift, premiamo anche T per l'opacità. Attiviamo un fotogramma chiave per la rotazione X e l'opacità, andiamo un po' più indietro e aumentiamo un po' la rotazione X e diminuiamo l'opacità a 0 in modo da avere questa animazione qua. Facciamo la stessa cosa al contrario alla fine, quindi attiviamo altri due fotogrammi, andiamo dove dovrebbe essere sparito del tutto e aumentiamo un pochino la rotazione e portiamo l'opacità a 0. Adesso per inserire gli elementi add abbiamo la necessità di lavorare con due composizioni separatamente, però in contemporanea. Quindi per farlo dobbiamo essere nella composizione principale e blocchiamo il viewer della composizione con questo piccolo lucchetto. Poi con il viewer selezionato andiamo su View, New Viewer, e ci creerà un altro viewer. Andiamo su Screen e blocchiamo quest'altro lucchetto. Assicuriamoci che non ci sia la trasparenza e che la risoluzione e lo zoom siano full e a 100. In questo modo, se noi adesso andiamo a fare una modifica in questa composizione qua, potremo vederla in live, diciamo, sull'altra composizione. Quindi adesso ci servono degli elementi add. In descrizione io vi lascerò degli effetti sonori che andrete ad applicare voi tranquillamente e vi lascerò un progetto con degli elementi add.
per importarli dall'altro, da quel progetto a questo, è sufficiente che voi prendiate il progetto e lo trasciniate all'interno di questo progetto. In questo modo importerà questo progetto, il progetto degli add dentro a questo progetto. L'importazione sarà un po' più lunga, però alla fine vi ritroverete una cartella con tutte le composizioni e gli elementi add. Benissimo, quello che ci manca da fare prima di procedere è selezionare il livello guide, copiarlo con Ctrl o Command C e incollarlo nell'altra composizione, giusto per avere riferimenti anche di qua. Apriamo la cartella add e andiamo per esempio nel primo punto dove ci deve essere, dove deve avvenire qualcosa. E per esempio inseriamo un compact disc, lo inserisco direttamente qua e vediamo che è aggiornato in tempo reale. Premo S e lo rimpicciolisco giusto un po' perché per avere un effetto un po' più realistico. A questo punto una cosa importante da fare, oltre all'animazione che ci penseremo tra poco, è di mettere l'adjustment layer in cima e anche questo piccolo livello della cornice. Devono essere entrambi in cima, ovviamente l'adjustment layer soprattutto, perché altrimenti l'effetto non verrà bene. Per animarli ho solo un consiglio: animate l'opacità e la posizione. In questo caso animerò solo l'opacità e farò in modo che in questo fotogramma preciso sia a 100 e un 4-5 fotogrammi dopo sia a 0. In questo modo ci sarà un effetto più graduale, diciamo. Ora non vi mostrerò come ho messo tutti gli add, ma è semplicissimo, vi basta posizionarvi in questa composizione, inserire nuovi elementi e animarli con posizione, scala e opacità. Quindi tutto quello che dovete fare è aggiungerli e sbizzarrirvi. Torniamo nella composizione principale e chiudiamo il viewer dello schermo perché ci farà solo occupare memoria RAM in più. Ora direi che l'ologramma è venuto, cioè l'effetto dell'ologramma è venuto bene, però non c'è ancora un problema, che non interagisce con la scena. Per farlo interagire dobbiamo selezionare il nostro footage e duplicarlo con Ctrl Command D. La modalità di fusione di questo dovrà essere su screen. Prendiamo lo strumento ellisse e andiamo a disegnare una maschera nella zona che dovrà essere affetta dalla luminosità dell'ologramma. A questo punto premiamo MM per le proprietà della maschera e andiamo a sfumare sfumare questa maschera. Giochiamo anche un po' con l'espansione della maschera e animiamo l'opacità. Andiamo nel punto dove l'ologramma si sta per formare e attiviamo un fotogramma chiave per l'opacità a 0%. Andiamo un po' più avanti dove sarà completo del tutto e la portiamo a 100. Facciamo la stessa cosa al contrario, attiviamo un altro fotogramma chiave e qua lo portiamo a 0. Se vogliamo rendere questa luce ancora più realistica, possiamo applicare proprio un effetto glow, quindi bagliore. Lo cerchiamo e lo applichiamo. Per evitare queste bruciature, che si possono notare meglio qua, è sufficiente aumentare il threshold. Quindi così abbiamo aggiunto il bagliore e una volta aggiunti gli effetti sonori e gli add, l'effetto è pronto. Quindi questo era il tutorial sull'effetto hologram. Bene, ora che sapete come fare l'effetto, potete tranquillamente crearlo con il vostro video, con il vostro orologio strafighissimo, caricarlo e pubblicarlo sulla pagina Facebook che trovate qua, in sovraimpressione, e potete tranquillamente iscrivervi al canale perché non mi dispiace per niente, e se volete ovviamente ricevere i feed dei nuovi video, perché grazie a YouTube dovete commentare, mettere mi piace, dovete interagire con questo video, fatelo. E comunque su Facebook io pubblico tutti i nuovi video, quindi su Facebook state sicuri. E se avete suggerimenti, domande, chiarimenti, proposte, sta ceppa, tutto nei commenti qua sotto. E niente, noi ci vediamo a un prossimo video.